Daniele profeta, il più giovane dei profeti, più brillante di tutti, termina questo dodicesimo capitolo del suo libro con una parola che vorrei che riuscire a passare ai ragazzi qui presenti. I giusti, che aiuteranno molti a essere bravi, splenderanno come le stelle del cielo. Ragazzi, questa è l'idea della comunità cristiana, una comunità nella quale ci si aiuta a essere sempre meglio. Attenti, non pretendete l'impossibile, perfetti, saremo in paradiso, ma nel frattempo possiamo aiutarci vicendevolmente a diventare sempre più simili a Gesù. È un'avventura bellissima, assomigliare a Gesù. Un'avventura che richiede certamente il nostro impegno, ma soprattutto richiede la grazia del Signore. Allora stasera, cari ragazzi, voi che siete così tanti venuti a questa messa, ci state facendo un grandissimo regalo, perché ci fate pensare che cosa ciascuno di noi, grande o vecchiotto come me, può fare per aiutare gli altri. L'arrivo del nuovo parroco, il parroco è il dono che la Chiesa fa a una comunità perché sia guidata dalla parola di Dio e rafforzata dalla potenza dei sacramenti. Sulla parola di Dio siete piuttosto fortunati, perché vi mando un dottore nella Sacra Scrittura che può insegnare all'università e deve aiutare, però il problema non è di spiegare i tempi dell'esegesi, ma il problema è di rendere accessibile la parola di Dio a tutti. Noi in Toscana diciamo che chi la sa raccontare bene. E quindi serve di fare in modo da entrare, di avvicinarsi alla parola di Dio. La parola di Dio, avete ascoltato ragazzi, alla fine del Vangelo c'è scritto che i cieli e la terra passeranno, se tu sei bravo a trovarlo lì su dove è scritto, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. La parola. Allora, proviamo a fare un atto di fede nel Signore, a riprendere questo avvio, questa tappa della storia della Chiesa con la parola in mano e vedere se si riesce a costruire una spiritualità nuova sulla parola. Sì, è possibile dire delle preghiere bellissime. Attenti che la preghiera del Padre Nostro, che te sicuramente sai, la preghiera del Padre Nostro è appunto una pagina del Vangelo, ma lo sapete tutti questo. Anche l'Ave Maria per metà è il saluto dell'angelo e l'altra metà è ciò che Elisabetta e comunque la Chiesa hanno ragionato. Ma guardatevi da quelle lunghe filastrocche che non servono a nulla. Dio non si fa ricattare da nessuno. Non è che se dici 7 volte 14, no, non funziona. Quello che funziona è farsi trasformare
dalla parola di Dio. E questa è l'impresa che comincia stasera, ricomincia stasera, farsi plasmare dalla parola di Dio. È un fascino bellissimo. Io suppongo che la gran parte di voi, magari salendo ad Anghiari, vi siete trovati presso il castello di Montauto. Al castello di Montauto si vedono bene tre valli importanti della nostra diocesi. Si vede Arezzo, si vede Casentino ovviamente e si vede la Val Tiberina. Francesco d'Assisi era particolarmente innamorato di quel posto perché apriva il cuore a tutti. Era un posto dove si vedeva lontano, dove si riusciva a vedere oltre le apparenze. E Francesco, giorno delle stimmate, volendo ritornare in Assisi, andò al castello di Montauto e lì si fermò una notte. Mi commuove questa storia perché le donne del castello gli cucirono una tonaca nuova perché quella materia tutta fatta di sangue. Che farebbe la Chiesa senza le donne? Vogliamo fare una riflessione seria in terra aretina su il dono che sono state le nostre grandi donne, ma non le principesse, le contesse, quelle lasciatele stare, non guasta se ci sono, ma io voglio ricordare quelle donne semplici, tempi complicati, al parroco polacco, raccontategliele le storie di casa, quando era difficile mettere insieme il desinare con la cena. Gli uomini di una volta non erano mica più bravi di quelli di ora, non scherziamo, ma la virtù delle donne ha tenuto unita le famiglie. Meraviglie, meraviglie. E stasera, riuniti nella chiesa del castello, noi stasera facciamo memoria di tutti i vostri morti, di quelle persone sacre e giuste, forse una chiacchieretta anche loro, forse qualche cosa di sbagliato l'avranno detto, però la sostanza è che quello è il modello. Noi oggi, con tanti quattrini che ci abbiamo, non siamo più buoni a stare tranquilli in pace. Ma vi par poco danno? Che gli si passa a questi citti qui? Vado in una scuola, dico, era una classe, era la seconda elementare. Ora questa storia te la fai spiegare dal tuo babbo. Bimbino mi dice da babbo Antonio e da babbo Luigi. Oh Vicente, ma abbiamo un po' di cervello oppure facciamo saltare anche le famiglie così? Io non vado a giudicare storie che sono, se sono sbagliate si aggiustano, se sono prepotenze non va bene, perché poi quelli che hanno, soprattutto quelle che hanno la mia età, ci soffrono da morire a vedere quando le famiglie si sbandano, quelle di casa a cominciare, no? Ecco, è arrivato uno che sa far come le stelle del cielo. A che servivano le stelle del cielo? Questa è la parte dei nonni. In Israele i nonni, era tradizione, sapete che attraversavano il deserto e di giorno era molto caldo.
di notte, questi nonni antichi di notte facevano una cosa bellissima: prendevano tutti i nipoti e gli amici dei nipoti, andavano tutti sulla sabbia del deserto, si stendevano tutti in terra a guardare le stelle, e il nonno più vecchio dava a ogni stella il suo nome, non un nome inventato, ma il suo, e faceva da riferimento, tutti capivano dove si era, che cosa si, dove si andava, dove si era, dove si andava, da dove si veniva. Ragazzi, non perdete la bussola, se non sapete dove siete, se non sapete dove volete andare, se non sapete da dove venite, cioè da famiglie cristiane, ragazzi, attenti, gloriatevi delle vostre famiglie, che sono comunque una storia bella. Ho mandato un prete che sa fare a insegnarvi a scrutare le stelle del cielo, sa fare da guida in Israele, nell'Israele di Dio, l'Israele nuovo, a noi insomma. Io credo che ci vuole un po' di impegno, l'impegno di tutti, ecco la parrocchia che viene fuori. Io amo moltissimo il Castello di Giovi, non posso venire ufficialmente sempre perché creerei imbarazzo, però c'è una cosa che volevo dire. Se te arrivi, aiutatemi a dire come lo chiamate voi, qui dietro davanti alla chiesina vecchia del castello e ti affacci sull'Arno, secondo che stagione è, tu vedi l'acqua che brilla. Se ci vai ora, vedi una selva di erbacce e di cose strane. A me, se tenete l'erba nel fiume, non mi importa nulla. Ma se non fate vedere ai ragazzi il bello di casa, allora sì che danno. Anche il bello ha bisogno d'aiuto. Prete nuovo che arriva, di collaborazione. O gli date una mano, oppure vuol dire che il vescovo Riccardo è una sciocchezza mandandovi il prete. Credo che sia importante guardare avanti. Stasera è la sera dei propositi, cercate di fare del vostro meglio.